Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sono a Milano, devo fare un po' di cosine, quindi pensavo di portarvi con me e fare tutto quanto insieme. Devo innanzitutto fare colazione perché ho una fame assurda, quindi facciamo colazione insieme. Poi ecco, volevo farmi le unghie perché ne ho perse due ieri. Siccome ieri abbiamo registrato dei contenuti video Spotify per un mio amico che fa musica. E abbiamo fatto una clip in piscina e ovviamente mi sono partite due unghie. Poi aspetto Pietro che torna e andiamo insieme in centro. Faccio le fette con la marmellata, due perché ho una fame assurda. E poi qua non c'è mai il caffè, quindi il cappuccino mi sa che balza. Oggi, come vi ho detto, dobbiamo andare in centro e prima di tutto andare da Atelier Me alle 10:30, che in realtà che ore sono? 10:15, che non ce la faremo mai. Vabbè, arriveremo un po' dopo e aprono praticamente un nuovo negozio in Corso Vittorio Emanuele, quindi sarà molto molto bello e sarà appunto l'inaugurazione. Non so se faccio in tempo a farmi le unghie comunque. Boh, vabbè. Ecco, una cosa che io odio al mattino, per esempio, è la TV. Tipo Pietro ogni tanto lo fa, prima di andare al lavoro accende Bloomberg. Io non lo sopporto, cioè. Non accendo la TV, però mentre faccio colazione mi piace guardare le varie notifiche, guardare come vanno le cose sui social e quindi accendo un attimo e ne approfitto, anche perché poi di solito o studio o devo fare nuovi contenuti, quindi diciamo che durante colazione faccio questa cosa qua. Comunque ultimamente sto veramente uno straccio, cioè proprio mi ha ammazzato il bacino, quindi poi vi racconterò magari in un video a parte. Se non me lo blocca YouTube, non lo so. E così vi racconto tutto bene cosa mi è successo, ecco. Ah, l'altro giorno sono passata da Tiger e ho trovato due cosine super interessanti per pianificare le cose, perché secondo me servono sempre capire cosa devo fare bene nel dettaglio, perché ho già un'agenda, che è questa qui, della Moleskine, che è pazzesca. Ma a volte ho bisogno proprio di fare delle liste e capire cosa mi manca da fare e cosa no. Ho preso questo, è super comodo appunto che ha le righe e ci segno cosa ho fatto, cosa non ho ancora fatto. E poi si strappa il foglio, e fine. Molto carino. E poi ho preso questi che mi servivano per studiare, che sono i mini post-it super carini da attaccare alla mia dispensa di farmacoterapia. Ah, tra l'altro io qua su YouTube non mi sono mai veramente presentata con voi, cioè non sapete manco cosa faccio nella vita. E vabbè, studio farmacia e questa è la mia dispensa del momento. Questo esame ce l'avrei il 26 aprile e devo assolutamente farcela, perlomeno a dire ok, provo a darlo. Poi se non lo passo fa niente, però così vedo anche com'è l'appello, eccetera, e devo muovermi. Ah, tra l'altro questa borraccia fantastica che ha segnate le ore, visto che io di solito non bevo mai nulla, cioè bevo veramente poco durante la giornata, allora ho detto mi prendo questa con gli obiettivi, che oggi non sto rispettando, ma perché so che sarò in giro tutto il giorno, però quando sto in casa devo dire che mi sta aiutando tantissimo e non è una sponsor ovviamente, l'ho presa su Amazon, poi se volete metto il link qua sotto. E è molto comoda perché poi si apre così. Questa ve la consiglio. In tutto ciò mi sono dimenticata di prendere le mie vitamine perché sto prendendo di mattina queste di Airburst per i capelli e voglio vedere un po' se funzionano. Ne ho prese due, queste qua sono le vegan, anche perché ho bisogno di un trattamento bello strong. Vediamo se funzionano. Guardate che carine, tra l'altro. La forma di unicorno. Allora, queste sono le cose di mia mamma che devo cambiare. Queste qui in realtà me le hanno mandate, quelle di NSS, e quindi le vedrete presto in un post su Instagram. Queste qui anche sono le cose di Sister Beauty, che vi farò vedere poi magari in un prossimo video. Qui c'è una cosa pazzesca che ho preso al Castello di Belgioioso e quasi faccio l'unboxing qua adesso, perché è veramente stupenda, e questo è il regalo che mi ha fatto Pietro per il compleanno. Partiamo da il regalo di Pietro ed è lui, quanto bello! Ma poi questo colore è stupendo.
E stranamente è un rosa che mi piace e che mi sta bene. Cosa dite, ha provato? Poi, altra cosa, che in realtà questa, cioè, non è un regalo, me la sono comprata io. E non so se avete visto il video di Bel Gioioso, ma l'ho presa appunto lì. E wow, cioè l'ho vista e ho detto, è stupenda. Vabbè, ok, devo prendere questa. E allora l'ho presa. Ed è una borsa. È troppo bella. È veramente stupenda, con tutti i brillantini qua. Purtroppo ne mancano due, però vabbè, la posso fare sistemare. E anche qui sul lato ci sono tutti i brillantini. Questa è in pelle ovviamente, e questa invece credo sia seta. E cioè, è stupenda. E poi è un colore che uso veramente con tutto, anzi, vi dirò che me la metto adesso a uscire. Vi faccio vedere com'è anche l'interno. Vabbè, la aprite con la calamita. Come vedete nelle borse di Fendi le baguette hanno tutte qua il logo. All'interno troverete sicuramente una cerniera con questa parte in pelle e una placchetta con il logo anche qui. E la cernierina che vedete ha le due F. L'interno è in questo colore caramello, sempre in seta, bellissimo. E all'interno, questo ve lo dico per riconoscere gli autentici ovviamente, trovate anche un numero di serie qui impresso nel tessuto. E io ne ho già un'altra, non so se avete visto il video, perché ho fatto anche un video sulla mia collezione di borse dove ho messo tipo una top 10. E ho già un'altra Fendi, un'altra baguette vintage sempre, però quell'altra è un po' più delicata e particolare perché ha tutte le perline e i ricami ed è veramente stupenda anche l'altra, però è più delicata e quindi diciamo che riesco a portarla di meno, mentre questa è più easy diciamo e la posso mettere di più, sono super happy. Ora mi vesto, non sto a perdere altro tempo perché sennò a finire faccio veramente troppo tardi. E ci vediamo dopo quando stiamo per uscire. Questi sono i nostri outfit. E che belle scarpine che hai messo. Gemme. Spero che non piova. No. E siamo in Brera. Beh, comunque quando ci metteremo 5 minuti siamo in Duomo da qua. Sì. Ma è naturalista, fai? Non lo sapevo che c'era questo qua, ma da quando? Che bello! Ok, ci siamo quasi, qui c'è la scala e là c'è la galleria. Noi passiamo di là e poi andiamo a invitare Emanuele. Comunque settimana è molto più bello venire in galleria perché c'è meno turistica oggi. E poi pensavo facesse anche meno freddo, ma c'è un'arietta gelida. Comunque non so che voglia c'hai di fare la maratona domani. Domani magari. Speriamo che non piova. Tra l'altro sono arrivate le cose da Sephora di, come si chiama, Alice Campello. Vorrei un sacco provarle queste. Comunque fa veramente freddo. Si è messo il cappuccio io. E lui invece gli intenta cercare un posto per andare a mangiare dopo a pranzo o brunch. Intanto siamo alla ricerca di Atelier Me, che è in Vittorio Emanuele numero 30, ma non trovo i numeri dei negozi, quindi non lo so. Lo vedremo, spero, camminando. Scusa, ma tu non puoi camminare mentre fai questa cosa? Che sono già in ritardo? Consigliateci. Muoviti. Un brunch perché... Sephora, dove tra l'altro tra un po' dovrò andare, perché sto finendo la mia palettina, quella di Charlotte. Quella per la base tipo bronzer illuminante che è pazzesca e sto usando praticamente sempre solo quella. A me piace il classico nero o quello di Saturno. Invece su di te si vede bene quello, non lo so, quello azzurro, quello panna. Ma non sono un po' grandi per una ragazza? No, va bene. Cioè la misura mi sembra un po' grande. Ah, boh, vabbè, comunque non mi fa impazzire, sono sincera. Quindi tutto ciò abbiamo anche trovato Atelier Me.
ciao. Ciao, come va? Ciao. Tutto bene, tu? Bene. Quanto tempo? Grazie per essere venuta, è un grazie piacere a te. Qui. Ma tra l'altro che scarpe stupende hai? Wow. Però non sono anche me. Comunque, grazie per essere venuta. Siamo qui nel nostro nuovo atelier in Corso Vittorio Emanuele 30, completamente dedicato alla nostra collezione cerimonia. La collezione è completamente nuova, è una linea completamente diversa, unica nel suo genere, che vuole rappresentare ogni tipo di bellezza, ogni tipo di donna nei vari momenti del matrimonio. Quindi adesso ti faremo scoprire tutta la collezione e troveremo l'abito perfetto per te. Wow, seguici. Non vedo l'ora. Bellissimo. Volevo farti vedere anche il mio tatuaggio che ti possiamo fare. Cos'è? Team? Team sposa. Volevo presentarvi anche Silvia, che è la direttrice creativa che ha realizzato questi fantastici abiti. Ciao Silvia. Ciao Giulia, benvenuti a tutti nel nostro nuovo atelier di Milano. Vi mostro la nostra nuova collezione cerimonia, ricca di colori pastello e anche colori vivaci, e vi aspetto numerosi per le vostre cerimonie. C'è anche una zona quadrille dove è possibile fare un'acconciatura e vedere già come si sta con l'abito che si è scelto nel caso in cui qualcuno dovesse avere una cerimonia. Questa è la zona degli accessori, tra l'altro sono questi cerchietti stupendi che sono personalizzabili con le lettere. E poi c'è anche una piccola zona qua sul lato. Bellissimo che come in tutti i negozi di Atelier Me c'è una zona di sartoria, quindi nel caso gli abiti non sono perfetti possono essere sistemati in pochissimo tempo. Ok, ho scelto due abiti da provare, adesso li proviamo insieme. E sono stupendi. Tra l'altro sono arrivate anche la Paola Turani e Giulia De Lellis. Dopo se riesco le faccio fare un saluto a tutte e due. Questa è una fascia che si toglie, vedete, col fiocchetto. E poi si può mettere in vita o anche sulla spalla, un po' dove si vuole. Quindi bella questa cosa che si può cambiare un po' l'abito. Grazie! Niente. Ciao! Ciao! No, questi me li hanno fatti loro! Ma sei un cucciolo! Sono andata a prendere i fiori! Non dovevi! E adesso te lo rimettiamo! Adesso tutti insieme, guarda! È andato loro! Posso anche togliermela sta mascherina! Guarda, questa è la tua pelle! Wow, che bello! Guardate che bello! Se te la porti tutta la testa! Che fame! Ovviamente il tuo me lo farei assaggiare. È arrivato anche Fede nel frattempo. Io voglio il suo. Anche io voglio il suo. Sono mega iper felice. Praticamente ho visto Fede e siccome non mi aveva portato il regalo al mio compleanno, me l'ha portato in ritardo e mi ha regalato questo foglietto qua per il viso che volevo un sacco provare. E adesso ve lo apro perché è stupendo. Bellissimo! Poi c'era anche questo, che è un campioncino di qualcosa. Quello per i capelli. Interessante, direi che ne ho bisogno in questo periodo. Ce l'ho super secchi. E volevo provarlo adesso un attimo sulla mano. Per vedere com'è.
Beh, il profumo è molto naturale, non sa proprio tanto di miele, però meglio vuol dire che è una cosa abbastanza naturale e non con aggiunta di cose inutili. E sembra anche molto idratante. Questo qui anche mi ispira un sacco per i capelli, soprattutto adesso che ho le punte tutte secche. Dopo lo provo. Non so se mi seguite su Instagram, poi magari vi darò una review a più lungo termine su questi, nelle storie. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa tipologia di video vlog, così magari ne facciamo anche altri insieme. Comunque è stata una bella giornata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!